Buonasera a tutti, sono Marco Papez Junior, siamo alla 21esima giornata di campionato, l'11esima di ritorno, siamo qui in compagnia di che mi supporterà tutta la serata con Marco Taminelli. Buonasera a tutti. Bene, allora andiamo a vedere i quintetti in campo. Urania con il solito quintetto, Alex Simoncelli in cabina di regia con Piatti e Scanzi a completare il reparto guardie e sotto le plance Eli Antonio e Piunti. Per quanto riguarda invece Crema abbiamo Forti, Tognato, Enie, Rotondo e il capitano Montanari. Adesso è Crema dopo un attacco sbagliato di Urania, Enie. Ancora Montanari in palleggio, gioca due con Rotondo, cambia il lato su Enie. Enie in palleggio, perde la maniglia e ritrova Simoncelli in recupero. Marco, oggi come la possiamo vedere, come la possiamo giocare questa partita? Allora, ricordiamoci un po' anche dalla partita dell'andata, che è stata molto combattuta per tre quarti, poi Urania è scappata via in una gara molto simile anche a quella di settimana scorsa ad Ozzano, quindi con grande autorità, forse una delle prime grandi partite da eccellente squadra quale è l'Urania. Quindi attenzione, molta concentrazione, che qui a Palesio purtroppo abbiamo visto in qualche occasione cadute di tensione. Riproviamoci con la stessa autorità, 5 vittorie in fila sono un bel biglietto da visita per iniziare. Hai perfettamente ragione Marco, adesso rivediamo dopo una palla persa da Urania, ancora Crema in attacco, ribaltamento nel lato su Forti che si va in post basso da Rotondo che riscambia per Forti e trova due punti. Simoncelli in palleggio a impostare la transizione, gioca a due con Piunti, ora aspetta l'uscita di Piatti ma gli viene strappata la palla da Forti, contropiede ancora e sbagliato da sotto, Simoncelli prende il rimbalzo e fa partire il contropiede ma Crema spende un fallo per evitare i due punti facili. Due punti facili che però sono arrivati da parte di Crema, che è riuscita comunque a correre, a cercare di sorprendere un po' l'Urania, deve cercare di giocare in questo modo, passami te un po' la garibaldina, deve provare a togliere qualche certezza, a rendere meno compassato il ritmo, comunque se Urania si posiziona in attacco a fisico, a centimetri, a qualità ed è sicuramente anche sotto canestro molto più consistente. Hai perfettamente ragione Marco, poi loro cercheranno di buttarla molto sulla bagarre, sulla... Tiro intanto da tre punti di Piunti, errore, rimbalzo ancora di Crema. Alcune azioni a vuoto in questo primo frangente di primo quarto. Forti in palleggio, pesca il fallo di Simoncelli che ha tentato di passare sul blocco di Rotondo ma in maniera fallosa. Primo fallo di squadra Urania. Sarà rimessa dal lato per Crema. Uscita dai blocchi di Forti, la ricezione, ora gioco a due con Rotondo. Rotondo che è arrivato da poco, è la seconda partita che gioca. Nel frattempo viene liberato un tiro da tre punti di Enie, 5-0 di parziale per Crema in questi primi due minuti di gioco. Simoncelli aspetta l'uscita di Piatti, taglio flash, Piunti ancora a scambiare con Scanzi da tre punti. Solo secondo ferro, polveri un po' bagnate in questi primi tre minuti quasi. Fallo intanto di Piatti. Sta aggredendo bene la partita Crema, la sta interpretando nel modo giusto, alterna giocate comunque interne, quindi penetrazioni ma anche comunque a scarichi. Buono il canestro di Enie che si è dato da fare anche rimbalzo. Wildcats si stanno accontentando un po' dei tiri che gli lascia la difesa di Crema, un po' pigri, e quando non prendi un tiro in ritmo sappiamo che Urania può essere o letale oppure un po' sonnolenta. Questo è l'inizio un po' di quel genere. Nel frattempo Montanari da tre punti che sigla l'8-0 di Crema. Coach Villa costretto a chiamare il time out a 7:40 al termine del primo quarto.
Rientrate sul terreno di gioco le due squadre dopo questa doccia gelata ricevuta dai Wildcats in questi primi 2 minuti e 40 secondi. 8-0 il punteggio in favore di Crema. Piatte ha cercato un backdoor ma è stato trattenuto dal numero 32 Montanari. Primo fallo per il capitano di Crema. Serie di blocchi, uscita per Scanzi, ricezione, la ribalta su Piunti, scambio con Simoncelli. Simoncelli ancora torna da Piunti che trova il gioco da 3 punti. Esecuzione, ritmo, qualità. Quando la palla del Super Flevo circola con questa velocità, le mani sono eccellenti, l'esecuzione altrettanto, e questo è il primo canestro finalmente da Wildcats. E sì, qua proprio vediamo la differenza dei tiri presi in maniera senza ritmo, non costruiti, e i tiri invece costruiti con grande coralità. Tiro libero aggiuntivo per Piunti che non lo segna, sputato dal ferro. Adesso in palleggio Forti, aspetta l'uscita di Montanari, invece affida il pallone a Rotondo, si va da Inie, scambio con Montanari, Montanari in palleggio, Piunti si occupa di lui, arresto e tiro da 2 di Montanari, errore, il professore a concretizzare il possesso, Simoncelli a mettere e partire con la moto e andare a trovare due tiri liberi. Parte numero 4 Forti. Non è casuale che l'ingresso del professore abbia un po' tolto le responsabilità in regia. Simoncelli più libero di fare le sue scorribande, le sue incursioni come ricordavi tu con la moto, e questo naturalmente mette in apprensione la difesa avversaria, quindi hai un regista pensatore, un regista penetratore, passatemi questa formula, questa rima, e vedi subito come cambiano i risultati. E infatti 4-0 di controparziale dei Wildcats, che sono riusciti ad andare in entrambe le occasioni, nonostante il tiro libero sprecato di Piunti, sono riusciti a ricucire un attimo lo strappo. 8-4, Enie si affida a Toniato che va in penetrazione ma trova le sapienti mani di Santo Lamazza che lo stoppano, lasciando solo 8 secondi sul cronometro dei 24 per Crema. Ad occuparsene della rimessa sarà proprio Toniato, anzi scusate Forti. Serie di blocchi, uscita di Enie che però tocca la linea laterale e la rimessa sarà affidata al professor Santo Lamazza. Simoncelli in palleggio, chiama schema a testa, uscita di Eli Antonio, si ritorna da Simoncelli che ha tanto spazio da 3 punti e torna il pistolero Simoncelli. Campo più allargato, migliori spaziature, migliore visione da parte dei giocatori di Urania che hanno tutta un'intelligenza cestistica, un QI elevatissimo, e ancora una volta arriva un canestro morbido ed è 7-8. Rotondo, spalla canestro contro Eli Antonio, sbaglia l'appoggio, rimbalzo del professore che fa partire la transizione. Eli Antonio aspetta l'uscita di Simoncelli, scambia con lui, gioco a 2, si torna sotto Eli Antonio, peccato perché ha perso la maniglia. Simoncelli aveva trovato un passaggio immaginifico, però purtroppo Eli Antonio non è riuscito a raccogliere questo passaggio. Anzi, Eli Antonio, se fosse rimasto fermo, gli sarebbe franato addosso naturalmente Nichè, che stava cercando la stoppata, invece la palla gli è scivolata tra le mani, peccato. Toniato aspetta l'uscita del numero 24 Brighi, subentrato. Rotondo ancora, spalla canestro contro Eli Antonio, errore, ancora in appoggio, rimbalzo di Eli Antonio che fa partire lui la transizione, si trasforma in playmaker, poi finalmente la fida a Santo Lamazza per organizzare il gioco. Uscita di Simoncelli, Eli Antonio si va ancora da Flash che batte in palleggio il numero 32 Montanari, però poi cerca un passaggio schiacciato ma trova solo il piede della difesa di Crema. Ancora 14 secondi sul cronometro dei 24, uscita di Eli Antonio dai blocchi, va in palleggio contro Inie, gioca a spalla canestro, ancora Eli Antonio cadendo all'indietro, solo secondo ferro, rimbalzo per Montanari che cerca di far partire il contropiede, ribalta al lato su Brighi, Brighi giocare a 2 ancora con Rotondo, si va da Inie,
Enie che aveva trovato un ottimo passaggio. Peccato che l'esecuzione non sia stata tanto bella quanto l'intuizione. Urania ha tolto un po' di certezza adesso all'attacco di Crema, che prima viveva anche di questi attacchi con ritmo sincopato, dove cercava di togliere anch'essa un po' di qualità, un po' di certezza alla difesa milanese. Invece adesso comunque corpi e, ripeto, talento sono differenti. Urania deve premere su queste due qualità per riuscire a ribaltare subito l'inizio della partita. Peccato non sia arrivato ancora il sorpasso, per ora comunque il time out di Crocevia di Villa deve avere partorito sicuramente un effetto nella testa dei giocatori. Hai perfettamente ragione. Nel frattempo Simoncelli si ritrova in lunetta perché pesca il secondo fallo del capitano di Crema, Montanari, che ha tentato di fermare la penetrazione di Simoncelli, che l'aveva oramai battuto. Buono il primo intanto di Flash. Buono anche il secondo. Come sappiamo bene, Flash ha delle ottime percentuali dal tiro libero, nonostante abbia fatto degli errori durante queste ultime partite, però sappiamo che è quasi una sentenza dal tiro libero. Sì, e poi comunque sta garantendo anche tanta pressione difensiva, si è alzata molto, ha ripreso fiducia immediata, ripeto, con l'ingresso di Santoro Mazza si sono poi migliorati gli equilibri in cabina di regia. E ancora buona difesa di Urania, che toglie gli spazi a Crema e li costringe ad un passaggio sbagliato di Rotondo, che pensava ci fosse un taglio dietro del suo compagno, ma la palla è andata direttamente fuori in fallo laterale. Uscito intanto Scanzi ed è entrato finalmente a 4 minuti e 30 Andrea Sciaghi Negri. Gioco a due di Flash con Piunti. Piunti in appoggio, errore insolito il suo, però riprende il rimbalzo e trova i due punti. Comunque ci terrei a sottolineare 8-0 di parziale di Crema nell'inizio, adesso contro parziale di 11-0 di Milano, ancora aperto. Crema ancora da tre punti, errore al tiro, rimbalzo di Eli Antonio che la affida a Simoncelli. Simoncelli a portare la palla oltre la metà campo. Ancora Simoncelli, crossover, affida la palla a Eli Antonio che finta il tiro, poi va in penetrazione, viene stoppato da Nie e fa partire la transizione di Crema. Entrato anche Norcino con il numero 0, che è proprio contro Eli Antonio, lo attacca ma poi cadendo cerca di scaricare ma sbaglia. Negri, adesso momento molto concitato. Piunti, pescato ottimamente dal professore. 13-0, il parziale continua a rimanere aperto. Grande azione, grande coralità tra il professore e Piunti. Rientrate sul terreno di gioco le due formazioni. 13-0, ancora aperto di parziale. Vedremo cosa avrà pensato coach Garelli per cercare di fermare un po' l'emorragia che in questo momento sta subendo Crema. Un palleggio Toniato dopo la pressione dei Wildcats. Ancora Toniato a giocare a due con Rotondo, si va da Inie, poi si torna in post basso da Rotondo contro Paleari. Rotondo arresto e tiro da due punti, gran bel canestro, anche perché era completamente dietro il tabellone, quindi
complimenti a lui. Professore, a giocare a due, ancora Paleari, ribalta al lato sul professore che attacca Badanegri, che gioca a due, arresto e tiro da due punti. E questa è la morbidezza del Clay Thompson di Lecco. Abbiamo visto veramente due bellissime canestre, esecuzione di pura di polpastrella da parte di Rotondo prima, davvero difficile dai 5 metri, e adesso ha replicato Shaggy Neghi che quanto a polpastrelli non è secondo a nessuno. Ancora Crema in attacco, arresto e tiro da tre punti di Tognato, errore, rimbalzo di punti che la affida a Simoncelli, cerca di far partire la transizione veloce, gioco a due tra il professore e Piunti, arresto e tiro da tre, poi viene fischiato un fallo su azione di tiro da tre punti, il fallo è di Tognato ai danni del professore, che quindi andrà in lunetta con tre tiri liberi. Va con il primo tiro libero il professore. Buono il primo. 16-10 il punteggio. Professore che va a segno anche col secondo. E chiude e sigla il 3-3 su il viaggio in lunetta del professore. Adesso è Crema in palleggio con il numero 24 Brighi, aspetta l'uscita, gioco a due ancora con Rotondo, arresto e tiro da due punti, errore, rimbalzo di Simoncelli che fa partire la transizione, la affida al professore, professore gran bel movimento, ribalta al lato, professore da tre punti, solo primo ferro, rimbalzo di Crema con Brighi ancora in palleggio, gioco a due ancora con Rotondo, si va da Rotondo, passaggio lob, Paleari in difesa e poi è costretto a rifugiarsi in un fallo perché Rotondo aveva preso la palla in maniera troppo profonda. Infatti il problema non è stato tanto del capitano, che ha dovuto ricorrere anche al fallo, era una posizione svantaggiosa, per cui carente, diciamo, il primo raddoppio, il primo tentativo di impedire il pallone dentro, però direi che comunque per ora Urania è tornata concentrata, tonica, aggressiva, il 18-10, ripeto, partendo come ricordavi tu giustamente Marco dall'8-0 iniziale. Ovviamente. Norcino in palleggio, chiuso il palleggio, Toffali che affida a Piunti che la scambia con Paleari, gran bella azione corale e un gran bel conduzione di contropiede. Norcino in palleggio contro Negri, aspetta l'uscita di Tognato, ancora in post basso da Rotondo contro Paleari, tentato il raddoppio, Nieda, tre punti, solo primo ferro, rimbalzo di Paleari che la affida al professore, Toffali subentrato al posto di Simoncelli, Paleari ribalta al lato sul professore, gioco a due, arresto e tiro da due punti, ma il ferro gli dice di no. Norcino ancora in palleggio contro Negri, arresto e tiro da tre punti e trova la tripla. Gran bella esecuzione. Sì, davvero anche di grande personalità, in transizione ha sfruttato il momento giusto, peccato perché tanto la Mazza sta giocando un'eccellente partita, però non è ancora entrato il tiro. Paleari ancora in post basso contro Rotondo, non viene fischiato fallo, Tognato in palleggio contro il professore, arresto e tiro da tre punti di Tognato, solo secondo ferro, ma rimbalza ancora Dienier che consente a Crema non di arrivare fino in fondo ma di lasciare pochi secondi sul cronometro finale di questo primo quarto ai Wildcats. Rotondo da tre punti, arresto e tiro, errore, rimbalzo di Toffali, due secondi, Toffali non riesce ad uscire da quella gabbia,
e il primo quarto termina senza nessun canestro, 20-13 il finale di questo primo quarto. Sono rientrate sul terreno di gioco per il secondo quarto Crema e Urania. Crema a gestire il primo possesso del secondo quarto. Norcino si va ancora da Rotondo, ancora in campo, quindi più di 10 minuti per lui già di permanenza in campo in questo inizio di partita. Viene fischiato un fallo al professor Santolamazza. Wildcats che mantengono il quintetto che li ha visti chiudere il primo quarto, con il professore in cabina di regia, Negri e Toffali a chiudere il reparto guardie e Paleari e Piunti sotto le plance. Rotondo, tentato l'appoggio, errore, però riprende il rimbalzo e trova i due punti. C'è stata la bella opposizione da parte di Toffali che è riuscito a contenere la penetrazione di Rotondo, poi l'esplosività comunque del giocatore di Crema ha avuto la meglio sul nostro capitano e sono arrivati due punti. Toffali attendeva il blocco tra il professore Paleari, ma viene fischiato un fallo al numero 13 Legnini. Legnini che è entrato al posto di Enie per dar spazio all'ala di Crema, per dare un po' di fiato. Uscita di Toffali dai blocchi, adesso si attende l'uscita del professore. Blocco tra Negri e Paleari, però viene fischiato un fallo alla difesa di Crema. Fallo del numero 6 Tognato, per lui dovrebbe essere il secondo fallo. Esattamente, è il secondo fallo. Mi sembra che abbia aumentato un po' l'aggressività Crema in questi primi frangenti. Sì, che è poi quello che ha fatto anche nella prima parte di gara, quindi cerca di metterci più energia, più voglia, più cattiveria ed è l'unico strumento che ha a disposizione. Ora c'è il fallo in attacco di Toffali. Ecco, non deve Urania farsi retire in questa partita a sprazzi, a strappi, con poca continuità. Se si gioca a pallacanestro in un certo modo, Urania deve prevalere, deve continuare ad avere pazienza. Come hai detto giustamente, fallo in attacco fischiato a Toffali, che quindi restituisce il possesso a Crema. Norcino a portare la palla oltre la metà campo, scambia con Tognato, ancora Norcino in possesso di palla, si va sotto in post basso da Rotondo, che gioca a spalla canestro contro Paleari, ma viene fischiato un'infrazione di doppia. Gran bella difesa del capitano qui, eh. Gran bella difesa, perché gliela fai una volta, capitano, la seconda volta con l'esperienza che ha non lo freghi più. Quindi questo è un po' anche la capacità comunque di restare in questa partita subito, evitare un altro recupero da parte di Crema. Questo credo sia un momento, non dico chiave, ma molto importante della gara. Paleari in post basso, ma viene fischiata un'infrazione di passi. Rimessa dal fondo per Crema, Norcino ancora a portare la palla oltre la metà campo, si aspetta l'uscita di Brighi, Rotondo, Tognato in palleggio contro Piunti, ma viene stoppato da Toffali, ma l'arbitro ravvisa un fallo, forse del numero 2 Piunti, esattamente, no, del numero 20 Toffali. Brutti segnali in questi primi minuti e 40, perché Urania ancora non è andata a referto in questo secondo quarto, mentre invece Crema è a quota 2 punti. Sì, e poi anche come abbiamo visto anche prima nel quarto iniziale, c'è proprio anche una carenza da parte dell'Urania di testa, c'è proprio di concentrazione, di intensità, fammi dire. Questo secondo me è molto pericoloso, perché Crema è una squadra che si batte, una squadra che ha coraggio e che ha dimostrato di avere buone qualità, quindi se la mette su questo ritmo forsennato, su questa voglia anche di creare un po' di bagarre, nel senso buono del termine, non è la partita dei Wildcats. Il professore si va in post basso da Eli Antonio, ancora Toffali in palleggio, Toffali
arresto e tiro da due punti, stoppato però Brighi, che ribalta al lato, si va in angolo da Tognato, che in palleggio perde la maniglia, ma gli viene sporcata da un giocatore dei Wildcats e quindi sarà rimessa dal fondo ancora per Crema. Torna sul campo intanto Rambo Scanzi al posto di Davide Toffoli. 20-16 il punteggio, 7-57 al termine del secondo quarto. Norcino si va ancora in post basso da Rotondo, che però pesca il fallo di Scanzi. Il fallo di Rambo Scanzi. Stanno cercando continuamente quelli di Crema di provare ad arrivare vicino a canestro sfruttando, ripeto, l'agilità e l'esplosività contemporaneamente da parte di Rotondo. Questo sta creando un po' di difficoltà, un po' di problemi all'Urania, che fatica con questo gioco interno ed esterno, che Norcino sta prendendo delle buone iniziative. Brighi, arresto e tiro da due punti, rimbalzo del professore che fa partire la transizione, in palleggio chiama lo schema, si aspetta l'uscita di Eli Antonio. Si vorrebbe andare in post basso da Scanzi, ma ci si affida al tiro da tre punti di Negri, ma non si trova ancora al fondo della retina in questo 2 minuti e 40 di questo secondo quarto. Tognato in palleggio contro Eli Antonio, si arresta, torna fuori da Rotondo, aspetta Norcino, Norcino da tre punti da lontanissimo e trova il fondo della retina. 20-19, 6-0 di parziale, di controparziale di Crema, che ritorna a un solo punto di distanza dai Wildcats. Si va ancora in post basso da Paleari, Paleari che non riesce a trovare il gioco da tre punti, un po' sfortunato su questa conclusione, però sicuramente giocata molto bene questo post basso dal capitano. Cambio nel frattempo, rientra Flash Simoncelli al posto del professore. Direi cambio correttissimo da parte di coach Davide Villa, a dare un po' di riposo a Santo Lamazza, che credo che siano già 11 minuti se non sbaglio consecutivi sul parquet. E poi Paleari qui ha cercato di sfruttare tutta la sua esperienza e la sua qualità. Attenzione perché stavolta il parziale è arrivato ancora una volta da parte di Crema 9-0. In questa gara di strappi, ripeto, è difficile poi ritrovare il ritmo proprio. Urania deve proprio ricalmare questa partita e riprenderla in mano. Sì, deve imporre un po' il suo ritmo. Intanto è andato all'errore al primo tiro libero il capitano. Invece il secondo non lo sbaglia. Riporta a due lunghezze di vantaggio i Wildcats su Crema, 21-19 a 6-53. Wildcats che sono già in bonus, quindi qualsiasi fallo li manderà in lunetta Crema. Frattempo è entrato il numero 9 Gianni Noni, classe 99, molto giovane questo ragazzo. Si va in post basso ancora da Rotondo contro Paleari. È una sfida che fa scintille tra loro. Ancora Rotondo che cerca l'appoggio ma non trova il fondo della retina. Paleari recupera il rimbalzo e lo affida a Simoncelli, che adesso imposta il gioco. Simoncelli e trova il fallo, il primo fallo di Gianni Noni appena entrato. Cambio ancora per Crema, esce il numero 40 Rotondo ed entra il numero 76 Pedrazzani, classe 97. Uscita di Negri, si aspetta l'uscita di Scanzi, si va in post basso da Paleari, raddoppiato, si torna da Eli Antonio da tre punti, il tedesco di Terni. Fondamentale questa tripla di Eli Antonio, ridà subito un po' di energia alla squadra, tripla anche perché dal perimetro per ora l'Urania non ha fatto grandi cose, e poi mette in partita il tedesco di Terni. Pedrazzani in palleggio contro Paleari, mantiene l'equilibrio nonostante essere caduto, mantiene anche il palleggio aperto e trova i due punti. Simoncelli, gioco a due con Eli Antonio, uscita di Scanzi, ancora uscita di Simoncelli. Scanzi un po' sbasso, si appoggia con la mano mancina. Che classe del Rambo! Norcino
accende la moto e va fino in fondo e trova i due punti. Negri, portare la palla oltre la metà campo, la fida a Scanzi, cerca un passaggio là per Paleari. E adesso si è acceso un po' lo spettacolo in attacco, Marco? Si è acceso un po' lo spettacolo in attacco, si corre in modo forsennato, forse più favorevole a Crema questa tipologia di partita, però, ripeto, c'è tanta anche voglia di segnare anche da parte dell'Urania, però farsi trascinare in questo run and gun non so quanto sia positivo. Tiro da tre punti di Negri, che viene un'altra volta al ferro, dice di no alle conclusioni dalla lunga distanza dei Wildcats. Nel frattempo, prima Pedrazzani aveva trovato i due punti. Gianninoni che trova il fallo di Simoncelli. Secondo fallo intanto di Flash, che manda in lunetta con due tiri liberi Gianninoni. 28-25 il punteggio, 4-37 al termine del secondo quarto. Buono il primo. Buono anche il secondo. Simoncelli in palleggio contro Gianninoni ancora, che gli mette una gran pressione. Negri, Paleari, aspetta l'uscita di Scanzi. Ancora si torna a Paleari. Scanzi ancora in post basso. Tiro difficile che non trova il canestro. Gianninoni ancora in palleggio contro Scanzi. Si va da Norcino, palla sporcata da Negri, ma il possesso rimane a Crema con Brighi in palleggio contro Simoncelli. Brighi si torna fuori. Brighi ancora da due punti, errore. Tap out di Simoncelli, che lo affida agli Antonio e riesce a recuperare il possesso. Simoncelli ancora da Scanzi in angolo degli Antonio, che rinuncia al tiro per andare da Paleari, poi però la palla scivola dalle mani del capitano, ritorna in mano degli Antonio, che però non trova il piazzato da due. Norcino da tre punti e trova il controsorpasso di Crema. 28-30, 3 minuti e 32 al termine di questo secondo quarto. Tornate sul terreno di gioco le squadre, 28-30, coach Villa è stato costretto a chiamare questo minuto di sospensione perché Crema ha rimesso il naso davanti. Adesso è Simoncelli ad organizzare il gioco, aspetta l'uscita di Scanzi, si gioca a due con Eli Antonio, si torna da Simoncelli, gioca a due con Piunti, si torna da Eli Antonio ancora che cerca Scanzi, cerca un end off, Scanzi da tre punti, prende solo il primo ferro. Rimbalzo di Crema, Norcino in palleggio ancora contro contro Negri. Piunti che sporca il possesso, ma il possesso rimane a Pedrazzani, che va in penetrazione, usa il fisico, tiene botta ma non trova i due punti. Simoncelli in palleggio, si va ancora da Piunti, uscita di Negri, gioco a due tra Negri e Piunti,
fuori ancora degli Antonio, si torna da Negri in angolo da Scanzi, arresto e tiro da due punti, non trova il fondo della retina. Qui vediamo quest'oggi uno Scanzi con due facce, vediamo nella scorsa partita che non ha praticamente sbagliato nulla al tiro, quest'oggi sta un po' più facendo fatica a trovare il canestro. Non solo, però anche lui si deve prendere la responsabilità di un attacco che non partorisce delle azioni corali, come sottolineavi tu prima, efficaci, quindi lui con la sua capacità penetrativa, col suo fisico cerca di guadagnarsi un tiro, ma il resto dei compagni sicuramente non gli sta dando una mano. Nel frattempo è stato fischiato un fallo in attacco al numero 76, Pedrazzani. Negri ad incaricarsi della rimessa, Simoncelli portare la palla oltre la metà campo. Ancora Simoncelli in palleggio, aspetta il gioco a due con Piunti. Simoncelli la affida a Scanzi. Si torna da Simoncelli, un po' smasso da Piunti, un palleggio contro Pedrazzani, grande finta di D'Artagnan, Piunti che riporta il pari a 30 a 1 minuto e 45 alla fine del secondo quarto. Legnini, un po' smasso da Pedrazzani, Norcino ancora da tre punti, non trova il canestro, Simoncelli può far partire la transizione e con un cambio di mano pesca in fallo il numero 6 Toniato. Per Toniato sarà il terzo fallo, secondo me. Sì, è il terzo fallo di Toniato e viene fischiato anche un tecnico a coach Garelli. Terzo fallo e successivamente è stato fischiato un fallo tecnico alla panchina di Crema. Qui saranno due tiri liberi per raggiunto bonus per Simoncelli più un tiro libero per il fallo tecnico. Simoncelli, buono il primo. 1 minuto e 32, Milano rimette il naso davanti, 31-30. Il primo tiro libero era per il fallo tecnico, adesso ci saranno i due tiri liberi. Buono il primo. Buono anche il secondo. Quindi 3 su 3 per Alex, 33-30. Cambio nelle fila dei Wildcats, rientra il professor Santolamazza per dare un po' di fiato e respiro a Flash Simoncelli. Sì, è stato molto importante questo momento, proprio anche perché l'Urania deve avere pazienza. Avete visto prima il canestro di Piunti è arrivato dopo un lungo lavoro, devi far muovere la difesa di Crema, devi toglierle questa capacità di essere così aggressiva, fanno sentire molto il fisico, c'è la lamentela da parte del pubblico di Crema, ma onestamente la grande pressione che mettono è anche poi genera a volte anche tanti falli. Dopo una palla recuperata da Negri viene fischiato un fallo in attacco a il professore che ha tentato di prendere posizione in post basso ma secondo l'arbitro sbracciando troppo. Time out richiesto dalla squadra ospite.
terreno di gioco, 1 minuto e 06 alla pausa lunga. Norcino affida a Gianninoni, quindi doppio play per Crema in questo momento con Norcino e Gianninoni. Norcino aspetta l'uscita di Pedrazzani. Brighi, l'ultimo minuto di gioco, l'ultimo minuto del primo tempo. Si va da Legnini, ancora scambio con Brighi. Brighi ancora in palleggio, tenta l'arresto contro Piunti, il tiro che non trova neanche il ferro, rimbalzo del professore che fa partire la transizione, si va in post basso da Piunti che ribalta al lato su Eli Antonio, la fida Negri, si ritorna ancora da Eli Antonio, passaggi veloci, Piunti ancora da Eli Antonio che la prova da tre punti, errore, tap out, ma la palla finisce in mano a Scanzi, da tre punti ancora errore, rimbalzo di Pedrazzani che tenta di far correre i suoi affidando la palla a Brighi. Brighi ferma tutti e vuole giocare col cronometro, mancano 8 secondi al termine di questo secondo quarto. Norcino ancora in palleggio contro Eli Antonio, Norcino alza la parabola, errore e termina qui il primo tempo, termina Milano 33 Crema 30, a risentirci nei secondi 20 minuti. Ritorna sul campo di gioco le due formazioni, punteggio 33 a 30, siamo inizio in questo momento il terzo quarto. Urania che si presenta con Simoncelli in cabina di regia, Scanzi e Negri a completare il reparto guardie, Piunti e Eli Antonio sotto le plance, invece Crema in cabina di regia ha il capitano Montanari, con lui a chiudere il reparto guardie c'è il numero 4 Forti e il numero 24 Brighi, e sotto le plance Enie e Rotondo. Simoncelli, Piunti da tre punti, solo primo ferro, rimbalzo Brighi che conduce la transizione, gioca a due con Rotondo, si va ancora da Rotondo, arresto tiro da tre punti, errore, rimbalzo degli Antonio che a momenti gli viene strappata dalle mani del Gnie, che però carambola direttamente in fallo laterale, quindi palla ancora ai Wildcats. Simoncelli in palleggio, gioca due con Piunti, aspetta l'uscita di Scanzi, ancora si va da Negri, Piunti, si torna da Simoncelli, gioca due, arresto e tiro da due punti di Simoncelli che non trova il fondo della retina. Polveri ancora molto bagnate in questi primi 52 secondi, 33 a 30. Sì, però Urania sta facendo l'errore di continuare ad accettare i tiri che gli concede la difesa di Crema. Ripeto, deve avere molta più pazienza, farci continuare a circolare la palla, anche a prendere tiri, non dico al 24esimo secondo, ma anche vicino alla sirena, perché comunque deve far lavorare tanto la difesa di Crema. Anche perché se loro vogliono continuare a tenere un ritmo alto, se tutte le azioni li fai difendere fino al 24esimo secondo, dopo un po' non ne hanno più, giustamente. Esatto, come dicevi tu Marco, e poi comunque fai anche più fatica a ripartire in transizione, perché anche che partorisce un buon tiro non hanno la possibilità di strapparti il pallone. Comunque ancora una volta inizio così così dell'Urania del quarto. Enie in palleggio contro Eli Antonio, scambia con Montanari, ancora Montanari, arresto e tira da due punti, il ferro gli dice di no. Si affida a Simoncelli, Piunti dopo il rimbalzo, Simoncelli che chiama lo schema, si va da Piunti, arresto e tiro da tre punti, solo secondo ferro, continuiamo a prendere tiri troppo affrettati. Brighi, scusate, Montanari in palleggio, si torna da Rotondo, ancora Brighi e ancora Montanari, no scusate, Montanari adesso, Enie, Forti da tre punti da molto lontano, errore al tiro, rimbalzo di Eli Antonio, la affida a Simoncelli, Simoncelli ancora in palleggio, cerca di battere, poi tenta un passaggio dietro la schiena molto bello, però che non trova il bersaglio del suo compagno. Partenza sulla liga di fondo di Enie che trova il fallo di Giorgio Piunti. Sì, ancora una volta però continuiamo a correre in modo esagerato rispetto al tipo di partita che dovremmo fare come Wildcats, e ogni volta infatti facciamo anche degli errori banali in attacco, non sfruttando le tante buone azioni invece difensive che facciamo dall'altra parte. Ancora ottima difesa, Piunti che tenta di
ostacolare il tiro di Eniek, però trova il fondo della retina, quindi pareggio agguantato di nuovo da Crema. 33 pari, 7 minuti e 21 al termine del terzo quarto. Simoncelli aspetta l'uscita di Negri, gioca due con egli con Piunti, si va degli Antonio, Simoncelli in post basso da Piunti contro Rotondo che pesca il fallo di Rotondo che ha tentato di strappargli la palla da dietro ma incappando nel fallo. Sarà rimessa dal fondo per Urania, 14 secondi ancora sul cronometro. Negri torna fuori da Piunti, scambia ancora con Simoncelli, 9 secondi ancora sul cronometro dei 24. Simoncelli in penetrazione e trova il fallo di Forti. Per Forti è il suo terzo fallo. Terzo fallo, due liberi Simoncelli. Saranno due tiri liberi per Flash Simoncelli. Buono il primo. Buono anche il secondo. Marco, molto probabilmente giocando in questa maniera, cercando di costruire dei tiri, sicuramente riusciamo a stancare la difesa, ma oltretutto magari li riusciamo anche a caricare di falli e andare in lunetta a cronometro fermo, cercare due punti più semplici, sicuramente potrebbe essere producente per noi. Sicuramente producente, altrettanto producente la bella giocata di Andrea Neghi che è riuscito a procurarsi il fallo in attacco di Brighi. Queste sono proprio anche il tipo di giocate che la Superfavo deve sfruttare, quell'inerzia dove le grandi squadre in un parziale magari di 6-8-0 ti mettono in ginocchio una squadra magari più fisica, più energica, ma magari meno tecnica. Uscita di Simoncelli che gioca due con Piunti, si torna da Piunti, ma che bellezza! Ecco, questo è il volto di Urania quando si costruiscono i tiri e siamo contenti nel vederlo, è proprio una bellezza per gli occhi. Adesso Crema in attacco, Enie a giocare a due tra i lunghi con Rotondo, adesso affida la palla a Montanari, Montanari in palleggio, ha cercato di strappargli il pallone Eli Antonio, però incappa nel fallo, è solo il primo per il tedesco di Terni. Rimessa laterale per Crema, affidata a Forti, ancora Forti in palleggio, da Rotondo alto basso, si va da Enie e trova il gioco da tre punti con il fallo di Simoncelli. Sì, Enie sta diventando veramente pericoloso, infatti anche Le Antonio esce spesso per cercare di arginare anche la pericolosità perimetrale. Quindi gioco alto basso, sfruttato in questo caso perfettamente, un 2 più 1 molto prezioso. Sbaglia però a cronometro fermo Enie, quindi il punteggio rimane più 2 per Milano, 37-35, ultimi 6 minuti di gioco di questo terzo quarto. Arresto di tiro da 3 punti, solo primo ferro per Eli Antonio. Brighi in palleggio, si va da Forti, si ritorna da Brighi, marcato stretto da Scanzi. Brighi tenta di andare da Rotondo, ma la palla viene sporcata ottimamente da Piunti. Ultimi 14 secondi rimasti sul cronometro dei 24, rimessa dal fondo affidata al numero 4 Forti. Scusate, rimessa laterale, uscita di Montanari, gioco a due con Rotondo. Ha cercato un passaggio schiacciato per Enie che però gli è stato sporcato il possesso e dopo l'ha pure toccata col ginocchio, quindi rimessa che torna nelle mani dei Wildcats e che avranno l'opportunità di poter allungare a 4 o a 5 punti. Negri, Simoncelli tenta di battere Forti, però Forti incappa nel suo quarto fallo. Coach Garelli è costretto al cambio, in campo ritorna Norcino, quindi doppio play per Crema con Montanari e Norcino.
rimessa affidata al professor Santolamazza. Scanzi che va da Eli Antonio, va da Piunti, Piunti cerca in post basso Negri contro Norcino, ancora Negri tenta di andare fuori dal professore, arresto e tiro da tre punti solo secondo Ferro, buona difesa qua di Crema. Brighi che tenta di accelerare e trova i due punti con l'arresto e tiro in mezzo all'area. 37 pari, ultimi 5 minuti di questo terzo quarto. Scanzi va da Negri, arresto e tiro da due punti, tiro un po' forzato che non trova il fondo della retina, rimbalzo ancora di Crema. Montanari in palleggio, gioca due con Rotondo, arresto e tiro da tre punti di Montanari che trova il bersaglio. Più 3 Crema, 40-37, 4-42 al termine del terzo quarto. Rientrano sul terreno di gioco le squadre, quintetti invariati, Crema alza un filo alla pressione, cerca di difendere a tutto campo, il professore in palleggio contro la pressione di Montanari, Scanzi, ancora si torna dal professore, Paleari, scambio ancora col professore, gioco ancora a due, ribalta al lato per Negri, si va in post basso da Paleari contro Rotondo, Paleari, gancetto magnifico del capitano che riporta a un solo punto di distanza i Wildcats, 39-40 il vantaggio di Crema. Ancora Norcino in palleggio che tenta un passaggio molto bello, poi Rotondo cerca di andare da Inie, peccato che la palla scivoli dalle mani dell'ala cremasca. Paleari in penetrazione alza la parabola, sbaglia, cerca di prendere ancora il rimbalzo ma c'è una lotta furibonda lì sotto. Ancora Crema, Montanari, giocare a due con Rotondo, show di Paleari. Enie, tiro da tre punti dall'angolo, che trova il bersaglio. 39-43, più 4 Crema, 3-28 al termine del terzo quarto. Scanzi, gioca a due con Piunti, si torna da Scanzi contro Enie. Ancora Paleari in lunetta che prende il contatto ma non trova il canestro. Ancora una buona difesa da parte di Crema e non un buon attacco da parte di Milano. Brighi in palleggio, va in penetrazione fino in fondo e trova i due punti. Secondo time out di fila chiamato da Coach Villa, che si ritrova sotto di 6 punti a 2.55 al termine del terzo quarto. Thank you.
Tornano in campo le squadre dopo il time out chiesto da coach Villa. Ancora difesa allungata da parte di Crema, che mette una grande pressione sulla ricezione. Professore, a portare la palla oltre la metà campo, in palleggio, si va da Piunti, blocco cieco da parte di Paleari per il professore, si va da Scanzi. Scanzi che cerca in post basso Piunti, ma perde l'appiglio e la palla va direttamente fuori. Ancora rimessa dal fondo per Crema. Cambio intanto per Milano. Esce Piunti, quindi coach Villa tenta con il quintetto basso, con Scanzi in ruolo di 4, più Paleari unico centro e tutte le altre sono esterni. Arresto e tiro di Brighi, ma Enie trova ancora il rimbalzo. Montanari in palleggio, arresto e tiro da 2 punti e trova il canestro. 39 a 47 il punteggio, allunga ancora Crema più 8. Il professore in palleggio, torna fuori da Paleari, Simoncelli aspetta l'uscita del professore, arresto e tiro da 2 punti e pesca il fallo di Brighi, quindi saranno 2 tiri liberi per il professore. Molta confusione, soprattutto tante concessioni in difesa, anche in questo caso le penetrazioni troppo facili generano tiri comodi, rimbalzi d'attacco e diciamoci la verità, Crema ha più energia, più voglia, più cattiveria per afferrare questa partita, quel P8 è tutt'altro che bugiardo. Sbaglia il primo tiro libero Santo La Mazza. Sbaglia anche il secondo. C'è stata un'invasione da parte di un giocatore di Crema, quindi verrà ripetuto l'ultimo tiro libero del professore. Che con la quale va a segno. Montanari a portare la palla oltre la metà campo. Blocco di Rotondo a metà campo, arresto e tiro da 2 punti di Montanari. Errore, a momenti Paleari e Santo La Mazza si ostacolano, poi alla fine della fiera riusciamo a controllare il possesso. Uscita di Simoncelli, gioco a 2 con Paleari, ancora Simoncelli, arresto e tiro da 2 punti che non trova il fondo della retina. Viene fischiato un fallo a rimbalzo per il numero 0 Norci, no, del numero 40 Rotondo su il capitano Paleari. Ospiti che sono già in, che sono in bonus, quindi Paleari potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi. Tante difficoltà anche a trovare veramente un tiro, poi c'è questo ritmo, questa atmosfera dove c'è tanta energia anche da parte dei tifosi di Crema che sentono ovviamente vicino il grande upset, però Lorena deve stare concentrata, deve rimanere con la testa in questa partita, lasciò sfogare magari anche questo momento di grande entusiasmo mantenendo la concentrazione. Meno 6, meno 7, un punteggio assolutamente recuperabile, siamo al terzo periodo, deve però riprendere a giocare. Per ora, ripeto, la voglia e la determinazione sono tutte nella direzione di Crema. Beh, intanto Paleari mette a segno 2 su 2 ai liberi, quindi riporta a sole 5 lunghezze di distanza Urania. Enie da 3 punti, ancora a segno. 42 a 50, riporta a più 8 il vantaggio di Crema. Paleari in post basso contro Rotondo, si torna da Simoncelli, ribaltamento ancora su Scanzi e viene fischiato un fallo in attacco. Fallo in attacco fischiato al capitano. 1 minuto e 14 al termine del terzo quarto, 8 punti sono i ritardi, il ritardo di Urania nei confronti di Crema. Norcino in palleggio, supera la metà campo, chiama lo schema, uscita di Brighi dai blocchi, ancora Norcino in palleggio, aspetta l'uscita di Montanari, poi si cerca di andare in post basso da Rotondo, ancora si va da Montanari in palleggio, arresto, scarico su Enie da 2 punti, Enie, errore, il possesso però che rimane a Crema.
nella lotta a rimbalzo Paleari ha strappato la palla dalle mani di Rotondo, però l'ha lanciata direttamente in fallo laterale, quindi ancora 14 secondi per Crema per completare questo attacco. Montanari, scarico per Rotondo, arresto e tiro da due punti, errore, si può ripartire in contropiede, Simoncelli che parte e pesca il fallo di Norcino. Per Norcino è il secondo fallo e permetterà a Simoncelli di andare in lunetta con due tiri liberi. Abbiamo visto quasi tutto stasera, Marco, anche il professore che fa sostanzialmente uno 0 su 2 dalla lunetta poi convertito in un 1 su 2, cosa rarissima. E infatti anche 0 su 1 di Simoncelli, dopo un 9 su 9, quindi davvero, cioè, per rimetterla in piedi coach Davide Villa dovrà studiare veramente qualcosa, un elettroshock oppure addirittura una puntura di adrenalina, perché ha tanta energia e tanto più cuore per ora Crema, e che sente, ripeto, il profumo dell'impresa. Secondo andato a segno di Simoncelli, 50-43, meno 7, ancora Urania, ultimi 10 secondi nell'azione dei 24. Pedrazzani che commette infrazione di passi dopo un'ottima rotazione difensiva compiuta da Scanzi. Rimangono 20 secondi sul cronometro della gara di questo terzo quarto, quindi Urania potrà andare fino in fondo questo attacco. Simoncelli a giocare lo schema, un palleggio, aspetta ancora gli ultimi 10 secondi, Paleari sale a portare il blocco, Simoncelli va nell'angolo da Scanzi che viene stoppato, ancora 4 secondi, arresto e tiro da due punti, errore, rimbalzo di Anie, ma si chiude qui il terzo quarto. Milano 43, Crema 50. Siamo ritornati sul campo di gioco, ultimi 10 minuti al termine di questo quarto quarto e questa partita stregata per quanto riguarda le fila dei Wildcats, e una partita mostruosa da parte invece di Crema, che sta tenendo a bada le grandi doti offensive dei Wildcats. Gioco a due tra Norcino e Pedrazzani, Pedrazzani in post basso contro Paleari, Paleari che gli sporca il possesso e la palla finisce direttamente in fallo laterale. Ci saranno solo 7 secondi per completare l'azione per Crema. Arresto e tiro da tre punti, errore, rimbalzo del professore che controlla. Ancora il professore chiama lo schema, doppio play per quanto riguarda i Wildcats. Paleari va da Simoncelli, ancora Santolamazza, gioco a due con Scanzi. Santolamazza che è rimasto accoppiato con Ienie, cercherà di attaccarlo, arresto e tiro da tre punti, non prende neanche il ferro. 9-12 al termine della partita, 4-3-5-0. Brighi portare la palla contro il professore. Norcino va da Pedrazzani, aspetta l'uscita, Enie, Montanari contro Scanzi, vai fino in fondo, scarica nell'angolo per Enie da tre punti, il ferro gli dice di no. Santolamazza portare la palla oltre la metà campo, ancora il professore a cercare di organizzare il gioco in attacco, arresto e tiro da due punti e il ferro dice ancora di no. Le polveri oggi non sono bagnate, sono fradice. Montanari cerca, c'è un'incomprensione tra Brighi e Denie, time out chiesto da Crema, punteggio sempre su 43-50.
Ultimi 8 minuti e 21, 43 a 50 il punteggio. Ci saranno pochi appelli, questo è uno dei pochi per Urania per poter ribaltare il risultato, che fino a qui la vede in svantaggio di 7 lunghezze. Simoncelli intanto ha tentato di attaccare il play Montanari, che però è incappato nel fallo per tentare di evitare una penetrazione facile al numero 0 dei Wildcats. 43 a 50 è sempre il punteggio. Uscita di Scanzi dai blocchi, contro Enie in post basso, gancio di Mano Mancina, non trova il fondo della retina, rimbalzo di Brighi, Brighi in palleggio, si aspetta l'uscita di Norcino, ancora Brighi a giocare a due, si torna da Enie in angolo da Pedrazzani, Pedrazzani contro Paleari, Paleari che tiene col fisico ma poi è costretto a spendere un fallo. Sì, anche qui però errore da parte del capitano, che bastava accompagnarsi al movimento di Pedrazzani che non poteva che partorire questo tiro difficilissimo. Proprio di difficoltà dall'altra parte, va bene, l'Urania e comunque tanto di cappello a coach Garelli, che ha disegnato però la partita, come sottolineato, perfetta. Gli accoppiamenti sembra che ogni volta siano disegnati dal coach ospite, perché sono sempre perfetti o precisi. Prima Santo Lamazza costretto a quel tiro difficile da Enie, che sembra avere l'uomo ovunque, questa volta contro Scanzi. Veramente chapeau a coach Garelli. 43-51, 1 su 2 per Pedrazzani. Simoncelli, che ha tentato sul gioco a due con Paleari di servire il roll di Paleari, ma Paleari non aveva rollato, quindi la palla è andata completamente persa. Norcino che ha cercato Pedrazzani, palla recuperata, Simoncelli che fa partire la transizione, arresto e tiro da tre punti di Scanzi, trova solo il primo ferro, ancora Simoncelli, si torna da Scanzi, Negri da il professor Santo Lamazza, fa saltare Pedrazzani e poi tenta l'appoggio ma trova solo il fallo di Brighi. 43-51 il punteggio, 7 minuti e 08 al termine della partita. Andrà in lunetta con due tiri liberi il professor Santo Lamazza. Cambio nel frattempo nelle fila dei Wildcats, esce Rambo Scanzi e rientra D'Artagnan Piunti, quindi torniamo con le due torri, rialziamo il quintetto per cercare di tornare un po' con il gioco dentro al perimetro. Buono il primo libero del professore. Ci manca davvero la formula magica. Stasera coach Davide Villa le sta veramente provando tutte. Prima un quintetto basso, ma in realtà con quel ritmo ci ha completamente mandato fuori giri Crema. Adesso proviamo con le torri, magari un gioco più fisico, più vicino canestro. Però è davvero dura stasera, Marco. È molto dura questa sera. 2 su 2 del professore, 45 a 51. Quindi torniamo a meno 6. Gioco a 2 tra Montanari e Denier. Piunti ancora rimane accoppiato con Montanari, si va da Pedrazzani, scambio con Montanari, tiro da due punti, errore, rimbalzo di Paleari che lo affida a Simoncelli. Adesso Simoncelli che attacca Norcino, scarico fuori per Paleari, si torna fuori da Simoncelli, pressing ancora molto alto di Norcino e viene fischiato un fallo in attacco. Palla in attacco, è stato fischiato a Piunti, per una sbracciata cercando di prendere posizione in post basso contro Enie. Rimessa dal fondo per Crema. Cambio intanto nelle fila di Crema, esce Montanari per un po' di riposo e torna in campo Toniato. Brighi. Toniato a scambiare con Norcino, Norcino adesso a portare la palla, tenuto marcato stretto da Simoncelli, Norcino arresto e tiro da tre punti, il ferro gli dice di no, professore portare avanti la transizione e stavolta viene fischiato un fallo a Denier nella lotta per cercare di prendere posizione con Piunti. Diciamo che non vorrei dirlo, perché non mi piace parlare dell'arbitraggio, però secondo me è un po' un fischio di compensazione su quello di prima. E quindi sono due errori sostanzialmente, che prima potevano non dare fallo in attacco e invece stavolta potevano tranquillamente lasciare andare, perché non era un contatto tra due lunghi che si affrontano.
difficoltà nel eseguire la rimessa, alla fine si è riusciti ad andare da Negri. Santolamazza a giocare a due con Paleari, ancora Santolamazza, arresto e tiro da due punti. Bentornato professore, finalmente siamo riusciti ad andare a segno, non a cronometro fermo. 4-7-5-1, meno 4 Urania. Norcino in penetrazione, palla recuperata, grande sforzo da parte della squadra, una palla recuperata direi di squadra. Simoncelli che tenta la penetrazione ma incappa nel fallo in attacco sul numero 6 Tognato. Per Simoncelli è il suo quarto fallo. Coach Villa è costretto a dargli un attimo di riposo perché non lo vuole perdere troppo presto. Nel frattempo nelle fila di Crema c'è stato un cambio, è uscito il numero 76 Pedrazzani ed è rientrato il numero 40 Rotondo. Peccato perché dopo quella bella palla recuperata potevamo veramente mettere l'inerzia dalla nostra parte, invece purtroppo ancora siamo costretti a dover fare un'altra difesa forte. Anche perché abbiamo prodotto tanto dietro, perché comunque è stato Crema un solo punto in 4 minuti e mezzo, ma se di là il primo canestro, quello di Santolamazza, tra l'altro di una difficoltà enorme, vuol dire che fai veramente fatica a produrre un parziale in una gara a punteggio basso, diventa ancora più difficile. Brighi con l'arresto e tiro da due punti non trova il canestro, però nella lotta a rimbalzo l'ultimo tocco secondo gli arbitri è di Paleari e quindi sarà ancora rimessa in attacco per la formazione in maglia nero-rosa. Serie di blocchi, fallo in attacco di Enie che ha tentato di fare un autoblocco ma sbracciando troppo e commettendo il suo secondo fallo in attacco. Il professore chiama schema, aspetta l'uscita di Scanzi, si va da Piunti, si torna dal professore, si va in post basso da Paleari contro Rotondo, Paleari che cerca di andare da Piunti, Piunti ancora 6 secondi sul cronometro che gioca a spalla canestro, si va fuori da Scanzi, arresto e tiro da 3 punti. Questa sera Rambo non è lui. No, abbiamo troppe difficoltà dal perimetro, questo era un buon tiro anche se costruito in modo così rocambolesco, però il tiro era davvero con spazio, invece adesso subiamo dall'altra parte la tripla, per fortuna sbagliata, ma ancora una volta a rimbalzo l'attacco, va meglio Crema. Vediamoci ancora un tocco da parte di Piunti, niente, non riusciamo a strappare quel pallone, quel rimbalzo per riuscire a produrre l'inerzia dall'altra parte, è un meno 4 ancorato da un punteggio di 4-1 nell'ultimo periodo. Hai perfettamente ragione, il punteggio 47-51, 4 minuti e 38 al termine di questa partita dalla faccia stranissima. Sarà rimessa ancora dal fondo per Crema, nel frattempo c'è stato un cambio, è uscito Capitan Paleari ed è rientrato Eli Antonio. Enie con l'uscita sul tiro da 3 punti, ma è stato fischiato un fallo prima di Piunti che ha spinto Rotondo e quindi sarà ancora rimessa per Crema. Sì, infatti capisco anche un po' poco le proteste, a meno che qui la gente non fosse via satellite, perché il fischio è arrivato davvero con un secondo e mezzo d'anticipo, mi viene da sorridere, infatti nessuno poi in campo ha protestato. Sarà quindi ancora rimessa laterale per quanto riguarda Crema, l'attacco di Crema con ancora 14 secondi che sono stati chiaramente resettati dopo il fallo commesso da Piunti. Si incarica della rimessa al numero 24 Brighi. Si va da Enie, Norcino in palleggio contro Scanzi. Ancora Norcino, gioca a due con Rotondo. Eli Antonio. Tiro da 3 punti di Enie che non trova il fondo della retina, Tognato che cattura un ennesimo rimbalzo in attacco e fa commettere il fallo a Negri
per lui è il suo primo fallo. Cambia ancora nei Wildcats, torna in campo Flash Simoncelli, ora più che mai importante per gestire al meglio col doppio play gli attacchi di Milano e cercare magari, visto che fino ad ora è stato uno che ha prodotto di più di tutti, soprattutto a cronometro fermo. Buono intanto il primo tiro libero di Tognato. Va col secondo tentativo. Errore il secondo, rimbalzo del professor Santolamazza. Ultimi 4 minuti e 16, 4-7, 5-2 il punteggio. Professore, arresto e tiro da 3 punti, ancora non riusciamo a trovare il canestro dalla lunga distanza. Norcino, in palleggio, scambia, ancora Norcino, si va in post passo da Rotondo, ancora Rotondo, ribalta al lato a cercare Tognato, ma Scanzi sporca il possesso lasciando solo 7 secondi sul cronometro di questa azione dei 24. Ancora Brighi ad incaricarsi della rimessa, uscita di Norcino. Norcino che va in penetrazione, arresto e tiro da 3 punti, errore, rimbalzo, lotta al rimbalzo tra Piunti e Denie, e Nie ne esce sconfitto proprio a terra. Il professore va in penetrazione di Malo Mancina, cerca ancora il gioco a due con Eli Antonio, fa ancora refuse, Eli Antonio da 3 punti, ed è il tedesco di Terry che toglie le ragnatele dalla lunga distanza. Adesso ci vuole una gran difesa da parte dei Wildcats. Sì, ci voleva davvero questo tiro, ma questo è il possesso ancora più importante, perché abbiamo concesso prima 3 volte rimbalzo d'attacco, adesso ci vuole davvero una gran difesa. E Nie dal palleggio e trova ancora il canestro dalla lunga distanza, a dimostrazione del fatto che questa sera sta vivendo una serata in grazia. Professore ancora in palleggio, il professore sotto le gambe cerca lo scarico nell'angolo per Scanzi, ma viene sporcato da un giocatore di Crema, quindi rimessa rimane a favore dei Wildcats con solo 9 secondi al termine di questa azione. 2 minuti e 50 al termine della partita. Uscita di Eli Antonio che scambia con Simoncelli, ancora Simoncelli in penetrazione e trova il fallo di Enie, quindi andrà in lunetta con 2 tiri liberi per bonus speso. Il fallo è stato commesso dal numero 0 Norcino. Fallo del numero 8 Enie, per lui è il suo terzo fallo. Scusate, il fallo è il numero del numero 8 Enie, che è il suo terzo fallo. Andrà in lunetta con 2 tiri liberi Alex. Buono il primo, grande flash che riporta a solo 4 lunghezze di distanza i Wildcats da Crema. Buono anche il secondo, difesa allungata per Urania. Norcino a portare la palla oltre la metà campo, ad occuparsi di lui Simoncelli. Aspetta l'uscita di Brighi, si va ancora da Tognato, arresto da 3 punti, errore, rimbalzo di Piunti, Simoncelli a condurre la transizione, arresto e tiro da 2 punti del professor Santolamazza, che riporta un solo punto di distanza i Wildcats, che adesso dovranno fare una difesa sontuosa per recuperare il possesso. Sì, adesso ci vuole ancora una volta un'altra difesa, però questo è stato importante dal punto di vista emotivo. Vediamo come va l'attacco da parte, ed entra, davvero incredibile, pazzesco. Stasera sembra davvero stregata questa partita. Professor Santolamazza, con 1 minuto e 50 al termine della partita. Brighi che cerca di strappare il possesso, ma il possesso rimane ai Wildcats. Ultimi 11 secondi per l'azione, 5-4 e 5-7 al punteggio, 1 minuto e 47 al termine della partita.
Si incaricherà della rimessa il professor Santolamazza. Simoncelli pronto a ricevere la ricezione e a impostare il gioco con questi ultimi 11 secondi, cercando di concretizzare per poter evitare di far scappare Crema e soprattutto per poter recuperare lo svantaggio di 3 punti. Simoncelli ancora in palleggio, gioca due con Piunti, ancora Simoncelli dietro la schiena per Piunti, ma la palla gli viene strappata letteralmente dalle mani. Ancora in palleggio Brighi, ultimo minuto e mezzo. Il professor Santolamazza in difesa su di lui, vuole giocare con tutti i 24 secondi Brighi. Ancora in palleggio Brighi, si va in post basso da rotondo. Montanari finta il passaggio in angolo, ma la palla rimane a Crema. Qui recupera un pallone preziosissimo Enier. È la foto della partita, il recupero di Enier secondo me vale tutto il prezzo del biglietto dei tifosi di Crema arrivati fino a qui. Ed ennesimo rimbalzo in attacco, tiro da 3 punti di Norcino che carambola e va in mano a Enier. C'è stata una lotta tra i due, una lotta tra Piunti e Norcino per la conquista del possesso, ma era già stato fischiato fallo a Piunti. Ultimi 50 secondi, andrà in lunetta con 2 tiri liberi Norcino. Primo tiro libero per Norcino, errore il suo, che sicuramente non ha fatto le felicità del suo allenatore Garelli, che sta sbraitando in panchina. Errore anche il secondo, quindi un solo possesso pieno di distanza per Crema. La palla in mano ai Wildcats, Simoncelli scarica per Piunti che deposita 2 punti comodi, 5-6, 5-7 il punteggio, un solo punto di distanza separa le due squadre. 35 secondi al termine dei 24, Crema non potrà arrivare fino in fondo. Brighi in palleggio contro il professore, ancora Brighi, gioca due con Rotondo, si va da Enier, si va sotto da Rotondo, scambio tra Rotondo ed Enier, Enier che trova i 2 punti e Coach Villa è costretto a chiamare time out per organizzare l'attacco per cercare di poterla pareggiare. Siamo tornati sul terreno di gioco, ultimi 18 secondi, Urania ha deciso di andare oltre la metà campo, quindi tenendo solo 14 secondi per il suo attacco, 5-6, 5-9 il punteggio, vedremo cosa avrà disegnato Coach Villa per quest'ultima azione. Eli Antonio va a consegnare per Simoncelli, gioca due con Piunti, Simoncelli che va a depositare 2 punti comodi. Adesso Norcino viene fischiato un fallo antisportivo a Simoncelli.
che ha tentato di fermare il gioco cercando di mandarlo in lunetta con due tiri liberi per fermare il cronometro, ma secondo l'arbitro con troppa irruenza, arrivando quindi a commettere il suo quinto fallo e nonché il fallo antisportivo. Quindi ci saranno due tiri liberi per l'Orcino più il possesso per Crema. Direi che questo potrebbe essere davvero il game set and match, difficilmente rifarà lo 0-2 di prima Norcino, così è. Sì, diciamo che la dinamica è stata particolare, perché in realtà il fallo era onesto, poi sulla scivolata l'arbitro è stato portato a fischiare l'antisportivo. Direi che questi due liberi sanciscono la vittoria di Crema, strameritata, levando ogni dubbio. Per l'Urania ci sarà molto da riflettere in settimana, perché concedere 13 rimbalzi d'attacco, soprattutto molti nel secondo tempo, è un fattore che non puoi in casa tua. Tognato chiude con la schiacciata e questa è la fotografia della partita. Arresto e tiro della speranza da tre punti di Santo Lamazza, ma Crema chiude in vantaggio, chiude la vittoria in casa dei Wildcats 5-8, 6-3 al termine della partita.